Signori e signori, buonasera. Questa puntata è dedicata alla cosmogonia e agli dei dell'Olimpo, il che spiega anche perché mi sono messo in smoking. Con il termine cosmogonia noi dobbiamo intendere tutte quelle teorie che pretendono di spiegare la nascita dell'universo. Io qui ho davanti a me la cosmogonia dei cinesi, degli indiani, dell'Africa nera e dei peli rossa. Ma chi ha creato l'universo? Ebbene, non c'è popolo o religione che non abbia dato una risposta a questa domanda. Però poi, stringi stringi, e a parte il nome del creatore che cambia da paese in paese, ti accorgi che le risposte sono sempre le stesse. All'inizio c'era il caos, poi è arrivato uno però con la U maiuscola, e ha fabbricato il mondo. La fantasia dei popoli in questi racconti non ha limiti. Pensate che gli indigeni di Nauru, una piccola isola a est della Nuova Guinea, pensa che il primo essere ad apparire al mondo sia stato un ragno nero più grande dell'universo. Fa sempre impressione il ragno, anche quando è finto. Un ragno nero che incontrò un bel giorno una conchiglia e ne estrasse dalle valve il sole e la luna. Per i babilonesi, invece, il dio creatore si chiamava Marduk. Marduk un giorno incontrò un mostro chiamato Caos, e lo spaccò in due. Poi, con metà Caos fece il cielo e con l'altra metà Caos fece il mare e la terra. Per i peli rossa, infine, il dio creatore si chiamava... Aspettate che è difficile questo, me lo sono segnato. Dunque, si chiamava Jitsu, è una parola. Jitsulitolek, Madonna, Jitsulitolek si chiamava. Questo Jitsu, eccetera, eccetera, come prima cosa si inventò un bel cocktail, ci mise dentro l'aria, poi ci mise l'acqua, poi ci mise la terra, fischiò ben bene e versò il contenuto in una coppa, creando così il primo uomo, a cui dette nome di grande nipote. Poi, da una goccia di rugiada poggiata su una foglia, tirò fuori la prima donna. Sentite, non voglio fare paragoni, ma l'idea che la prima donna sia nata da una goccia di rugiada a me sembra molto più bella e poetica di quella nostra, dove invece la tiriamo fuori da una costola d'Adamo. Per gli indiani dell'India, gli indiani veri invece, il cosmo poggiava su un elefante, eccolo qua, che a sua volta poggiava su una tartaruga. Ora dice Bertrand Russell, non chiedete a un indiano dove poggia la tartaruga perché si arrabbia e non ve lo dice. E passiamo ai greci. Beh, se ogni popolo ha una sua cosmogonia, i greci sono molto più fantasiosi di cosmogonie, ne hanno almeno quattro: quella d'Omero, quella di Esiodo, quella orfica e quella pelasgica. E cominciamo da quest'ultima. Eurinome, la ballerina, emerse nuda dal caos. In un primo momento la fanciulla non aveva un'idea ben precisa di cosa volesse fare. Poi, avendo voglia di ballare e non trovando una superficie sulla quale esibirsi, pensò bene di dividere il cielo dal mare. La bella Eurinome danzò a lungo sulle acque, prima con movimenti lenti, poi sempre più veloci, fino a generare un vero e proprio vortice intorno al suo corpo. Nacque così il vento del nord, anche detto Borea, un vento famoso per la sua prolificità. Pensate che ancora oggi ad Atene si racconta che una cavalla investita dal vento del nord avrebbe generato un puledro senza l'aiuto di nessuno stallone. Secondo me queste sono tutte chiacchiere messe in giro dalle donne di Atene per salvare la reputazione di qualche loro amica. Ad ogni buon conto Eurinome, vistasi circondata da questo vento, lo afferrò tra le mani, lo strizzò come se fosse uno straccio di cucina e lo mutò in un serpente chiamato Ofione.
l'avesse mai fatto. Non appena Ufione prese un minimo di consistenza materiale, subito la violentò e la mise incinta. Dall'unione tra Eurinome e il serpente nacque l'uovo universale. Eccolo qua, lo vedete? Al quale spuntarono via via il sole, le stelle, la terra, i pianeti e poi gli animali, le montagne, i fiumi, eccetera, eccetera. Ora Eurinome e Ofione andarono a vivere sul Monte Olimpo e sarebbero stati felici per sempre se un brutto giorno lui non si fosse vantato di aver creato da solo tutto l'universo. A questa sbruffonata Eurinome perse la pazienza e lo ingiuriò pesantemente. Gli disse: «Oh essere immondo, ma come osi proclamarti il creatore dell'universo quando sai benissimo che sono stato io a generare te? Tu non ne hai fatto proprio niente, tu ti sei limitato a eseguire uno squallido dettaglio». E così dicendo Eurinome, la prima femminista della storia, gli mollò un calcio sulla bocca facendogli cadere tutti i denti. Dai denti del serpente Ofione nacquero i primi uomini che furono chiamati Pelasgici, da cui il mito pelasgico. Le altre cosmogonie, come ho già detto, differiscono da questa solamente per i nomi. Noi tra le tante adotteremo quella di Esiodo, che al posto di Ofione vede il dio Urano, anche detto il cielo stellato, e al posto di lei, di Eurinome, vede Gea, la madre terra. Urano però, diciamo le cose come stanno, non era un padre esemplare, anzi era del genere. Infatti, come un figlio diventava un pochino grandicello, che gli poteva dare fastidio, lui lo prendeva per un piede e lo precipitava nel Tartaro, così guarda, fuori. Wow. Ma che cos'era il Tartaro? Era una caverna che stava nelle viscere della terra. Così profonda, ma così profonda, che a detta di Esiodo un incudine di bronzo gettato in un pozzo avrebbe impiegato 9 giorni e 9 notti prima di toccare il fondo. Ora, diciamo la verità, Urano poi non aveva tutti i torti a gettare via i figli. Sentite, quelli erano una schifezza. Insomma, pensate che c'erano i ciclopi che avevano un occhio solo in mezzo alla fronte. Poi c'erano i centimani, che avevano 100 mani e 50 teste per uno. Poi c'erano i titani e le titanesse, che oltre a essere mostruosi avevano pure un pessimo carattere. Ora, come dicevano i greci antichi, ogni scarrafone pare bella a mamma sua, e alla madre terra Gea certo non poteva far piacere che qualcuno le seppellisse i figli, e allora Apurella si lamentava e diceva: ma come, io faccio una fatica enorme, avrebbe potuto dire gigantesca, titanica, ciclopica, a tirare su ragazzi di queste dimensioni, e quel fetente che fa me li getta via. Non sta bene. E allora la povera donna, prima che il marito gettasse via anche l'ultimo dei suoi figli, pensò bene di aizzarlo contro il padre. Questo ragazzo si chiamava Crono, anche detto il dio dai tortuosi pensieri. E la madre, pur di fornirgli un'arma, si inventò il ferro e gli costruì un falcetto a forma di mezzaluna. Crono, una volta in possesso dell'arma, pensò bene di attendere il padre un giorno in cui questi si apprestava a fare l'amore. E dovette aspettare molto, perché quello Urano non faceva nient'altro dalla mattina alla sera. Ed ecco qui il disegno. Vedete Crono appostato dietro a una tenda con un falcetto in mano, poi c'è Gea, la madre terra, che sta nel letto, e Urano che si avvia a fare i fatti suoi. Non appena Urano si tolse i panni da dosso, Crono, rapido come la folgore, uscì da dietro la tenda e zà, lo emirò. Ora sentite, non per mitigare la crudezza del mito, ma queste leggende hanno sempre un loro significato allegorico. Crono in greco vuol dire tempo, e il mito di Esiodo sta a ricordare che anche il potere più dispotico prima o poi viene reciso dal tempo. Dalle gocce del sangue di Urano nacquero le ninfe del Flassio, le erinni e le mostruose furie, quelle che perseguono i parricidi e gli spergiuri. Comunque Crono, non appena ebbe evitato il padre, prese il suo membro e lo andò a buttare nel mare Egeo.
e ora cerchiamo di vedere il punto esatto dove cade. Racconta Esiodo che l'immortale membro fu sballottato in lungo e largo fino a giungere nei pressi dell'isola di Citera, dove si ricoprì di schiuma. Tra l'altro vi ricordo che schiuma in greco si dice Afros, da cui il nome Afrodite. C'è chi dice di aver visto la dea a cavalcioni di una conchiglia e chi invece arrivare dritta in piedi come una statua sospinta dai venti. Certo è che Afrodite si rifiutò poi di scendere nell'isola di Citera, e già perché la considerava un'isola troppo piccola, troppo modesta per una dea della sua importanza, e preferì dirigersi verso Cipro. Qui giunta si inoltrò in un boschetto, e dove lei poggiava i candidi piedi spuntavano tenere erbette. Dietro di lei, non visti perché invisibili, seguivano Eros e il desiderio. A Pafo la titanessa Temi, scandalizzata dalle sue nudità, le mandò incontro le figlie, le ore e le stagioni, perché la coprissero con una lunga tunica. Ma Afrodite disdegnò qualsiasi tipo di vestito. Comincia così, con una performance da esibizionista, la vita di una dea fin troppo amata dagli uomini e fin troppo odiata dalle donne. Dopo aver fatto fuori Urano, Crono ebbe subito paura che uno dei suoi figli gli potesse fare altrettanto, come dire, chi la fa l'aspetti. D'altra parte, lo stesso Urano, prima di cadere in un lago di sangue, lo aveva messo sull'avviso e gli aveva detto: «Oh figlio scellerato, verrà un giorno in cui anche tu sarai deposto dal tuo stesso seme». E Crono allora prese la buona abitudine di mangiarsi tutti i figli man mano che la moglie Rea glieli sfornava. Finirono così nello stomaco di Crono, nell'ordine: prima Estia, poi Demetra, Era, Ade e Poseidone. Guardate, io ho qui un quadro bellissimo del Goya, dove per l'appunto si vede Crono mangiare uno dei figli. Guardate quanto è bello, prego osservare gli occhi di Crono. Ora, quando venne il turno di Zeus, la mamma, vedendolo così carino, tutto sorrise e moine, non ebbe il coraggio di fargli fare la stessa fine degli altri. E allora cosa fece? Approfittando del fatto che una sera Crono stava un pochino ubriaco, gli portò a tavola, proprio come pietanza, una pietra avvolta nelle fasce del neonato. Prego osservare il disegno. Quello al centro è Crono, quella sulla sinistra invece è Rea con la pietra avvolta nelle fasce. E Crono, senza battere ciglio, se lo buttò giù in un solo boccone. Poi ci beve sopra un litro di vino e passò alla frutta. Oh, era destino che Zeus dovesse sopravvivere per poter un giorno eliminare il vecchio Crono. Sentite, nella mitologia greca è sempre presente il conflitto generazionale. C'è sempre un papà che cerca di eliminare il figlio per evitare che lui emerga, e poi c'è sempre un figlio che invece riesce a ribellarsi e a far fuori suo padre. Io certe volte mi chiedo: ma vuoi vedere che il 68 era già cominciato ai tempi di Esiodo? Comunque, Zeus, il sopravvissuto, in breve tempo divenne il più importante di tutti gli dei. E noi dedicheremo a lui la prossima puntata. Vi racconteremo per filo e per segno di come riuscì a spodestare suo padre e di come sconfisse i giganti e i titani che si erano ribellati al suo potere. Durante l'ultima puntata abbiamo parlato dell'origine del mondo secondo la mitologia greca e abbiamo assistito all'evirazione di Urano, il signore dell'universo, da parte del figlio Crono.
Poi abbiamo visto come Crono, onde non fare la stessa fine del padre, avesse preso la buona abitudine di mangiarsi tutti i figli man mano che la moglie Rea glieli sfornava. L'ultimo dei nati, però, Zeus, riuscì a cavarsela proprio grazie alla madre, perché questa, una sera che aveva visto il marito un tantinello ubriaco, gli fece mangiare una pietra al posto del neonato. Ed eccola qua la pietra. È questa, cioè, è proprio questa, diciamo che questa ci assomiglia. Una volta in salvo, Zeus ebbe bisogno di un posto dove crescere, giocare e magari pure piangere, come fanno tutti i bambini, senza per questo correre il rischio di finire nello stomaco del padre. La madre Rea allora lo nascose qui, nell'isola di Creta, lì, e lo affidò alle cure di due ninfe, Adrastea ed Io, e di una capra, Amaltea, anche detta la tenera. Amaltea era una capra così brutta, ma così brutta che gli dèi, pur di non vederla in giro, l'avevano confinata in fondo a una grotta. Amaltea però aveva uno spiccato senso materno. Infatti provvide ad allattare Zeus e a riscaldarlo col fiato durante il lungo inverno cretese. La madre Rea poi, per impedire che qualcuno udisse i vagiti del bambino, circondò la grotta con un gruppo di soldati chiamati i cureti, a lei fedeli, i quali sapete cosa facevano? Ogni qualvolta sentivano il bambino frignare, con le spade battevano sopra gli scudi e fingevano di litigare. Zeus crebbe così, tra ninfe, capre e parolacce da caserma. E una volta diventato grande, come prima cosa, ammazzò Amaltea. Sì. Lui sentiva un pochino di freddo e aveva bisogno di un giubbotto di lana. Però un momento, prima di ammazzarla, la mise in cielo sotto forma di costellazione. Sarebbe il Capricorno. Quindi si fece assumere dal padre come coppiere, e una volta che il padre già stava ubriaco di suo, lui continuò a versargli da bere finché non lo vide scivolare sotto al tavolo. In quella occasione Crono vomitò nell'ordine prima la famosa pietra avvolta nelle fasce, poi tutti i figli che aveva mangiato, e precisamente Poseidone, Ade, Era, Demetra ed Estia. I piccoli balzarono fuori più vispi che mai, come la nonna di Cappuccetto Rosso. Il regno di Zeus non fu affatto un regno tranquillo. Cominciò con una guerra, la Titanomachia, ovvero lo scontro per il potere tra le nuove e le vecchie generazioni dell'Olimpo. Da una parte Zeus, Ade, Poseidone e tutti gli dei giovani, e dall'altra Crono, i titani e alcuni giganti figli di Gea, la madre terra. Ma per meglio assistere al conflitto vi invito tutti a seguirmi nel palazzo Te di Mantova, che è qui sopra su questo appartamento. E quanto è bello. La guerra durò 10 anni ed ebbe alterne vicende. Zeus come prima cosa uccise Campe, la carceriera del Tartaro, e liberò gli zii Ciclopi e gli zii Centimani che vi erano rimasti sepolti fin dal tempo di Urano. In segno di gratitudine i Ciclopi, appena tornati sulla terra, regalarono a Zeus la folgore, a Poseidone il tridente e ad Ade un elmo che lo avrebbe reso invisibile. Ecco qui l'elmo di Ade ed ecco come funzionava. Ah. Oppla, sono sparito. E adesso, signori e signori, ricomparirò, o perlomeno lo spero. Miracolo, mi guarda stupito perfino quel gigante lì sulla parete. Ma torniamo alla guerra. I tre centimani, Briareo, Cotto e Gie, cominciarono a gettare 300 massi alla volta sulla testa del gigante. 300 massi perché avevano 100 mani ciascuno. Ma l'arma
più decisiva per le sorti della guerra, eccola qua, fu l'elmo di Ade, quello che rendeva invisibili. Il dio dell'oltretomba se ne servì per entrare non visto nella stanza di Crono, poi aprì la porta ai fratelli e mentre Poseidone con il tridente teneva a bada Crono, Zeus lo trapassò con la folgore. Qui tutti i titani furono incatenati e gettati nel Tartaro. Solo Atalante fu condannato a reggere la volta celeste. La stanza dove in questo momento io, diciamo così, sto volando è la famosa Sala dei Giganti e tutti gli affreschi che vedete sono stati eseguiti da Giulio Pippi, detto il Romano, uno dei pittori più bizzarri del nostro Cinquecento. Prego osservare la disperazione dei giganti che guardano terrorizzati gli dei dell'Olimpo dipinti sulla volta. Comunque, malgrado le batoste subite, altri 24 giganti, sempre figli di Gea, corsero in aiuto dei fratelli titani. E a questo punto Era, la moglie di Zeus, spaventatissima, corse dal marito e disse: «Uè, qua solo un eroe, per di più munito di clava e di pelle di leone, ci può salvare». E chi era quest'eroe? Niente poco di meno che Eracle, il più forte degli uomini. Eracle era uno che quando si trattava di menare mazzate non se lo faceva dire due volte. In questa situazione poi, dovendo affrontare i giganti, pensò bene di cominciare con il loro capo, l'immenso Alcioneo. La lotta all'inizio sembrò volgere subito in favore di Eracle, se non che Alcioneo, ogni qualvolta finiva KO a terra, si rialzava più forte e cattivo di prima. «O invitto Eracle», disse allora Atena, «non t'accorgi che Gea, la madre terra, infonde nuovo vigore ad Alcioneo ogni qualvolta egli tocca il suolo nativo? Inventati qualcosa, escogita qualche trucco, ma portalo fuori dai confini della patria». Insomma, in termini calcistici potremmo dire che Alcioneo si avvaleva del fattore campo, cioè di quel particolare stato d'animo che fa vincere quasi sempre le squadre che giocano in casa. Eracle allora finse di aver paura, cominciò a scappare e si fece inseguire fino a uscire fuori dai confini della Tracia. Poi si voltò all'improvviso e assestò una tale mazzata sulla testa di Alcioneo che questi tramazzò al suolo patapumpede una volta per tutte. Nel frattempo un altro gigante, Porfirio, con un sol balzo saltò addosso ad Era, la moglie di Zeus, e stava quasi per strangolarla quando fu colpito da una freccia di Eros. L'odio allora si tramutò in amore. Porfirio le tolse le mani dalla gola per metterle in tutto altro posto. Zeus a quel punto, roso dalla gelosia, gli scagliò addosso una dozzina di fulmini. Ma folgori o non folgori, Porfirio non la smetteva di stracciare le vesti di Era e stava quasi per cogliere il frutto del suo ardire quando arrivò in tempo Eracle e lo uccise. Più o meno la stessa fine la fecero tutti gli altri giganti. Gli dei li ferivano e Eracle arrivava e li metteva fuori combattimento. Si racconta che gli ultimi giganti furono uccisi nei pressi di Cuma, ai campi Ferrei, e che ancora oggi è possibile vedere le loro ossa ribollire nelle pozze fumanti. Ma adesso scendiamo giù nello studio. Se si può fare sta vita... Chi più di tutti patì la sconfitta dei giganti fu Gea, la madre terra. Zeus ormai gli aveva fatto fuori tutti i figli, dal primo all'ultimo. Il tarlo della vendetta cominciò a rodergli il cervello. Lei doveva distruggere Zeus. E così un bel giorno si chiuse in una grotta della Cilicia. Eccola lì. Si chiuse.
prese la testa fra le mani e con la sola forza del pensiero e senza l'aiuto di alcun maschio partorì un mostro che era il più mostro di tutti, l'orrendo Tifeo. Tifeo aveva membra smisurate, era metà uomo e metà bestia, aveva la testa d'asino, le ali da pipistrello ed era più alto della più alta montagna del mondo. Con le mani riusciva a acchiappare le stelle e con le gambe riusciva a attraversare il mare Egeo in quattro passi, dalla penisola Ibea fino alle spiagge di Troia. Sulle spalle aveva 100 serpenti che invece di sibilare a volte latravano come cani, a volte ruggivano come leoni. Ognuna delle gambe era costituita da due draghi attorcigliati orribili a vedersi che facevano capolino con le teste. Da dietro le anche la sua barba e i suoi capelli tondeggiavano al vento e dagli occhi fuori uscivano lingue di fuoco e lui sputava di continuo masse incandescenti. Tu. Gli dei terrorizzati si travestirono da animali e fuggirono tutti in Egitto. Zeus si mutò in un ariete, Era in una vacca, Ares in un cinghiale, Dioniso in una capretta, Hermes in un ibis e Artemide in un gatto, il che dette origine in quei luoghi al culto degli animali. L'unica che si rifiutò di scappare fu Atena, la quale non perse l'occasione per accusare di viltà suo padre e i suoi fratelli. E diciamo la verità, non aveva torto. Zeus, in particolare, come padre degli dei, aveva fatto una figura di niente. Lui se ne rese conto, prese una folgore e, sebbene gli tremassero le gambe, affrontò il mostro. Tifeo, il cui nome voleva dire fumo stupefacente, lo accolse nel peggiore dei modi. Emise dalla bocca una lunga fiammata, lunga migliaia di chilometri, anzi si dice che furono appunto queste fiammate di Tifeo a generare i deserti, quello del Sahara e quello dell'Arabia Saudita. I due si avvinghiarono, fecero una lotta furibonda e alla fine i quattro draghi che Tifeo aveva al posto delle gambe immobilizzarono Zeus e il mostro ne approfittò per sfilare i nervi dalle braccia e i tendini dalle gambe di Zeus. Il povero Zeus cadde al suolo come un sacco vuoto. Allora Tifeo lo prese per il fondo dei pantaloni, così, e lo gettò in una grotta. Dopodiché lo affidò alle cure della propria fidanzata, Delfine, una dragonessa per metà donna e per metà serpente. I nervi recisi furono riposti in una pelle d'orso. Da quelle parti però, dopo un po' di tempo, passò Cadmo, un eroe greco travestito da pastore che, opportunamente consigliato da Hermes, chiese ospitalità ai due mostri. Cadmo, dopo cena per ricambiare, si mise a suonare la syrinx, una specie di zufolo a 14 canne. Ora, dovete sapere che Tifeo e Delfine, pur essendo mostri, erano appassionati di musica sinfonica. Sì, lo so, adesso voi vi meravigliate, dice, ma come, quelli erano mostri? Erano mostri sensibili. Certo è che lo ascoltarono con molta attenzione e lo applaudirono a lungo. E questo non è niente, disse Cadmo, dovete vedere che cosa sono capace di fare io con questa qui. E mostrò loro una lira senza corde. Infatti aggiunse, purtroppo si sono rotte le corde e non la posso suonare. Veramente, rispose Tifeo, noi da qualche parte dobbiamo avere dei vecchi tendini usati, non so se possono servire. E glieli consegnò. Cadmo ovviamente suonò in modo sublime. Durante la notte restituì i tendini a Zeus, che subito se le infilò e riprese il suo duello con Tifeo. Questa volta però Zeus non si fece sorprendere, ma piombò giù dal cielo con il suo carro alato e scaricò sul mostro tutte le folgori che riuscì a trovare tra loro. Tifeo, costretto alla fuga, riparò dalle Moire e chiese loro una droga che potesse aumentargli le forze. Le Moire, stanche di assistere a questa guerra interminabile, dettero da mangiare a Tifeo un frutto magico che gli raddoppiava le forze, che però durava solo un giorno, in modo che così o vinceva o veniva sopraffatto. E infatti il secondo giorno Zeus riuscì a stenderlo al suolo e per maggiore sicurezza ci mise sopra una montagna, l'Etna. Ora, se non credete alle mie parole,
date un'occhiata voi stessi al cratere dell'Etna, andate in Sicilia e vedrete la bocca spalancata di Tifeo che urla al cielo tutta la sua rabbia impotente. La storia del progresso scientifico comincia con la scoperta del fuoco. Nella mitologia greca l'umanità ebbe il dono del fuoco da Prometeo, pagandolo però a carissimo prezzo, come d'altra parte avviene ogni qualvolta scopriamo una nuova fonte di energia. Tutte le mitologie e tutte le religioni, da quella celtica a quella indiana, hanno fatto delle loro ipotesi sulla creazione degli esseri viventi. Secondo alcuni, gli uomini sarebbero nati addirittura dagli alberi di frassino, proprio come le pere, così, mentre per altri invece sarebbero spuntati dalla terra come carciofi. Ed erano tutti maschi, non erano state ancora inventate le donne. Secondo Platone, gli esseri viventi furono costruiti da un certo Prometeo, il quale li fece a immagine e somiglianza degli dèi. Prometeo, come tutti i creatori che si rispettano, li costruì impastando la creta con l'acqua di un fiume e si fece aiutare in questa fatica da un fratello che si chiamava Epimeteo. Però, mentre Prometeo era furbo, era intelligente, non a caso Prometeo in greco vuol dire colui che prevede in tempo, Epimeteo, come di, era distratto, diciamo la verità, era poco scemo. Allora, che cosa succede? Che Epimeteo, quando andò a distribuire le risorse agli esseri viventi, le risorse per sopravvivere, cioè le pellicce, le zanne, i denti, dette tutto agli animali, e si dimenticò di fornire gli uomini di attrezzature sufficienti per sopravvivere. Tanto che Prometeo si arrabbiò, disse al fratello, Epimeteo, ma che hai fatto? Tu me li hai lasciati nudi come vermi. Ed Epimeteo rispose, abbi pazienza, mi sono sbagliato con le proporzioni. E allora Prometeo divenne il difensore dell'umanità, dando origine a tutta una serie di difensori del popolo, tra i quali ricorderemo Caio e Tiberio Gracco, Cola di Rienzo, Masaniello ed altri. Ora dovete sapere che ogni inizio di primavera, in un piccolo paesino della Grecia, situato nel nord del Peloponneso, aspettate che lo trovo, ah, eccolo qua, Sicione, per tradizione veniva sacrificato un bue agli dèi. Per essere precisi, metà bue veniva sacrificato in onore di Zeus e l'altra metà del bue veniva data al popolo perché almeno una volta l'anno provasse il sapore delle bistecche. Prometeo però pensò, ma tutta questa carne bruciata per Zeus non è un peccato? E allora che cosa fece? Prese la metà del bue destinata a Zeus e ci mise dentro tutte le ossa, la metà del bue più grande, la metà più piccola invece la riempì di carne. Vedete il disegno? Eccolo qua, vedete? Poi chiese a Zeus, quale parte vuoi? E Zeus, scemo scemo, disse, quella più grande. E si beccò la parte con le ossa. Questa cosa a Napoli si chiama scartiloffio, è una truffa. Non sapete che cos'è lo scartiloffio? Mo ve lo dico io. Supponiamo che voi un giorno andiate in uno di quei mercati alternativi napoletani e che vi compriate per meno della metà del prezzo un oggetto, non so, uno stereo, un videoregistratore. Il venditore vi dice, signori, volete che vi faccia un bel pacco? E voi dite sì. Poi prendete il pacco, lo portate a casa, lo aprite davanti ai vostri familiari e trovate all'interno solamente mattoni, tutti belli incartati, ma mattoni. Ebbene, Prometeo, lo scartiloffio a chi lo va a fare? A Zeus, al padre degli dèi, figuratevi lui. Tempeste, fulmini, tuoni, poi disse, maledetti uomini, avete voluto la carne e adesso ve la mangiate cruda, ve la mangiate. E tolse agli uomini il fuoco. Da quel giorno l'inverno divenne veramente una disgrazia. E già perché gli uomini si stringevano gli uni agli altri di notte nel vano tentativo di riscaldarsi. La mattina dopo Eos, la dea Aurora, li trovava tutti intirizziti per il freddo. Allora Prometeo, difensore dell'umanità,
con la scusa di dover fare una chiacchieratina con Atena, salì sull'Olimpo e rubò dal carro del sole che usciva prima mattina una scintilla di fuoco e la nascose nel cavo di una ferula. Credo che sia una pianta con un gambo simile a una canna cava. Immaginiamoci la faccia di Zeus quando si accorse che gli uomini avevano di nuovo il fuoco nei loro camini. Cominciò subito a urlare: chi ha riportato il fuoco agli uomini? Ma disse uno degli dei: mi sembra che sia stato Prometeo, l'ho visto ieri mattina che scappava come un mariuolo dall'Olimpo. Maledetto Prometeo, è sempre lui che mi deve dare dei problemi. Ah, ma questa volta me la paga, disse Zeus, questa volta me la paga. Pensa e ripensa, Zeus ordì una vendetta non solo ai danni di Prometeo, ma di tutta l'umanità. Fece chiamare Efesto, il dio più industrioso, e gli disse: Efe, figlio mio, tu mi devi costruire un mostro che possa tormentare gli uomini senza pietà. Ma Efe deve essere terribile, deve essere una cosa tremenda, una cosa dalla quale anche volendo non si può scappare. Una donna, disse Efesto. Non ho capito, una donna. Sì, un essere più o meno simile agli uomini, bello da vedere, più rotondo, no? Però insopportabile. Un essere che parla continuamente nelle orecchie dicendo sempre cose inutili e insignificanti. Come mia moglie, tale e quale. Sentite, io quando dico queste cose non ve la dovete prendere con me. Io ripeto, pari pari, quello che ha scritto Esiodo, poeta dell'VIII secolo avanti Cristo. Non ci credete? Me lo ve lo vado a leggere, un momento. Guardate qua se dico bugie. Esiodo dice: e da Pandora nacque la stirpe nefasta delle donne. Ah, quale grande sciagura per gli uomini mortali. Che vi devo dire? Evidentemente Esiodo era un tantinello antifemminista. E in tutto questo Efesto si mise subito al lavoro e, impastando la creta con l'acqua, costruì la prima donna, una donna bellissima a cui dette nome Pandora. I quattro venti le soffiarono dentro la vita e tutte le dee dell'Olimpo cercarono di renderla più bella. E chi le regalò una collana, e chi un velo, e chi un abito firmato dalle sorelle Cariti. Nel frattempo Zeus prese Prometeo e lo fece incatenare nudo sopra una vetta del Caucaso. Poi comandò a un'aquila di rodergli il fegato continuamente, dall'alba al tramonto. E perché il supplizio non terminasse mai, ordinò anche che questo fegato ricrescesse durante la notte. Io dovrei avere, a proposito, un quadro di Becklin, dove l'ho messo? Ah, eccolo qui. Ecco il quadro di Becklin, guardate. Questo qui è Prometeo incatenato sopra la montagna. Si confonde un pochino con le nuvole, però guardate quanto è bello. Mentre invece qui abbiamo un disegno su di un vaso greco dove si vede Prometeo e l'aquila. E Pandora? Che fine fece Pandora? Zeus prese Pandora e la dette in sposa a Epimeteo. Quello è scemo, quello se la piglia, pensò Zeus. E infatti Epimeteo, non appena vide Pandora, non capì più niente. Le disse: Pandora, Pandora, quanto ti voglio bene, fammi quello che vuoi, indifferentemente. Zeus poi regalò agli sposi un bellissimo dono, il cosiddetto vaso di Pandora. Ecco. E Zeus disse a Pandora: questo vaso tienilo come soprammobile, ma mi raccomando, non lo aprire per nessuna ragione. Ma Pandora, che oltre a essere una bella ragazza, come ho detto prima, era anche frivola e curiosa, non vedeva l'ora di aprire il vaso per vedere che cosa c'era dentro. E se lo guardava e la voglia di sapere che c'era dentro aumentava ogni giorno di più. Certe volte stava proprio lì lì per aprirlo. Poi diceva: e quello Zeus ha detto che non lo debba aprire, mannaggia. Poi altre volte vedeva: è pesante, chissà che c'è dentro, ma secondo me sarà pieno di gioielli, di cose preziose. Ma no, ma disse Pandora, io me lo apro, e poi si fermava un'altra volta. Poi un giorno proprio non ce la fece più, e allora prese il vaso e come cercò di aprirlo, incominciò a tremare tutto, tremava tutta la casa. Ah!
morirei. Fate scatenare tutta questa cosa. Dal vaso di Pandora uscirono tutte le malattie. Uscì la vecchiaia, la follia, la peste, la bronchite, diciamo tutte le malattie. Se non fosse stato per Pandora, noi oggi saremmo sempre giovani, sempre allegri. Non ci sarebbero le malattie, non ci sarebbero le USL. Gli uomini di quell'epoca, subissati da questo alluvione di disgrazie, si sarebbero certamente uccisi se nel vaso non ci fosse stata anche la fallace Speranza, che con le sue bugie li dissuase dal commettere l'insano gesto. Ora noi ci chiediamo, ma perché gli dèi si accanivano tanto contro gli uomini? Perché a loro dava fastidio che fossero felici. I greci la chiamavano l'invidia degli dèi. Sentite quello che dice Penelope a Ulisse nell'Odissea quando lo incontra. Dunque, dice così, dice: gli dèi ci diedero pene solo per non farci gioire troppo e impedirci di godere insieme la giovinezza. Il mito di Prometeo è quanto di più attuale si possa immaginare. È incredibile come i greci fin da allora avessero intuito il secondo principio della termodinamica. Cosa dice il secondo principio della termodinamica? Dice questo: ogni qualvolta la materia si trasforma in energia, una parte di questa materia diventa inquinamento, diventa disordine, non solo. Ma questo disordine, questo no buono, è sempre più grande del buono che crediamo di aver fatto. Vi faccio un esempio. Noi prendiamo il petrolio, lo mutiamo in benzina, poi lo mettiamo nell'automobile e ci mettiamo a camminare. Ebbene, una parte di questo petrolio diventa anidride carbonica e si va a mischiare nell'ambiente generando l'effetto serra, il buco dell'ozono, l'inquinamento in genere. Noi crediamo di aver fatto una cosa buona inventando l'automobile, l'aeroplano, l'energia nucleare e invece poi ci ritroviamo tra le mani il vaso di Chernobyl. Ebbene, tutte queste cose i greci le avevano intuite 3000 anni fa. Zeus, è suo, non fare così.